Allora, purtroppo ci hanno segnalato più volte che da quando c'è stata questa disgrazia della povera Federica che è mancata, sapete, insomma, la notizia l'abbiamo data più volte, è stata ripresa da tutta la stampa nazionale praticamente, e gli infermieri, il clima è cambiato molto. Purtroppo indirettamente anche forse per colpa di Chioggia Azzurra, perché quando abbiamo pubblicato l'altra volta quell'intervento di quella signora marinante ma che risiede in Svezia, in cui ci ha chiamato e ha voluto fare un intervento ringraziando come era stata trattata al pronto soccorso, si è scatenato un putiferio di persone con critiche. Allora, con tutto rispetto, proprio col cappello in mano, mi sembra proprio che non ci si renda conto della fortuna che abbiamo avere questo pronto soccorso, che c'è una grandissima differenza con tante altre realtà, tra l'altro è stato pluripremiato. E le difficoltà che ci sono in questo momento sono difficoltà dovute a, in tutta Italia c'è una mancanza di medici e una mancanza di infermieri. Non è certo dovuta per la professionalità e la capacità. Anche qualche giorno fa ci ha affermato una signora francese, che tra l'altro è venuta anche nei commenti, appunto ringraziando il pronto soccorso per come lavora. E quindi invitiamo anche a tanti che fanno commenti, alcuni del tutto fuori luogo, altri in maniera, forse, per carità, ci sono a volte delle esperienze anche negative, ci possono essere esperienze negative, ma sicuramente non esagerate come abbiamo visto certi. Ecco, anche perché purtroppo con commenti, con tante una serie di situazioni, ci sono poi persone che non ragionano. Noi sappiamo di addirittura di infermieri che hanno avuto minacce, e sappiamo che alcune auto di alcuni infermieri sono state danneggiate. È dovuto al fatto legato a questi ultimi eventi, è una cosa fortuita, però purtroppo è successo, e ci dicono che è successo da quando c'è stata questa cosa di questa povera Federica. Quindi invitiamo tutti, insomma, al rispetto, è una cosa molto delicata. Io ho chiesto anche agli addetti stampa dell'ASL e hanno detto che è tutto in mano alla magistratura, e le autopsie sono state fatte, e se ci sarà qualche cosa che non va è la magistratura che deve intervenire. Quindi anche lì io onestamente mi hanno anche permesso di dire, fate un comunicato, spiegate un attimo cosa è successo, cosa non è successo, ma effettivamente mi hanno risposto che c'è un'indagine in corso, e quando c'è un'indagine in corso non è che possono intervenire così, diciamo, a cuor leggero. Ecco, mi limiterei a questo, mi raccomando, con i commenti, con le cose. Io sono assolutamente contro la censura, avete visto quante volte ci sono commenti negativi nei miei confronti, non li ho mai tolti, ma se troveremo commenti, diciamo, fatti in malafede oppure, diciamo, senza criterio, saremo costretti a bannarli. Spero che non sia così, perché non è la nostra politica.